Ragazzi, finalmente possiamo dirvelo. A breve faremo il nostro primo concerto! Vi aspettiamo a Napoli, al Palapartenope, il 30 novembre alle ore 19:30. Sarà un concerto indimenticabile dove balleremo e canteremo insieme tutte le nostre canzoni. Corri ad acquistare il tuo biglietto su Ticket One prima che finisca. Vi lasciamo il link in descrizione. Sarà strepitoso, non mancare! Oh! Calma! Tanto chi siete voi, scusate? Come chi siamo, Auri? Sono la tua sorellina! Auri, che ti succede? So soltanto che un fulmine mi ha colpita! Un fulmine ti ha colpita! Allora, te lo ripeto, io sono Ludovica! Ludovica! Tu sei Aurora. Non toccare. E insieme siamo una famiglia. E lei è la nostra cuginetta. Semplice, no? Vabbè, comunque io non mi ricordo nulla, mi dispiace, ma... Vabbè, comunque... Una cosa l'ho capita, mi chiamo Aurora, solo questo. Vabbè, ma perché sono qua? Io che devo fare qua? Ciccia, devi farti ritornare la memoria, perché se vengono mamma e papà e ti scoprono che ti sei fatta il bagno con il temporale, è la fine del mondo. La vedi, questa è la nostra nuova casa. Sì, adesso abitiamo qui tutte quante insieme. Ricordi? Allora, pasta per tutti? Sì, sì, su che abbiamo fame. Sì, anche io ho fame. Scusami, com'è che ti chiami tu, scusa, mi ricordo? Zaira. Ah, Zaira, Zaira. Secondo te questa ragazza che è appena sbucata sa cucinare? Sì, sì, che sa cucinare, fa dei piattini. Basta, adesso chiamo Checca così ci aiuta anche lei a risolvere questo problema. Sì, ma dov'è finita Checca? Oddio, e mo chi è Checca? Scusatemi. È nostra cugina! Ma non ti ricordi proprio niente? No. Aspetta, com'è che mi chiamo io? Ah, Aurora. Io solo questo mi ricordo. Tu, Zaira, tu, Ludovica. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Dai, su, su, richiama. Allora, è successo un problema. Aurora ha fatto il bagno col maltempo e allora ha preso un colpo di fulmine. E adesso ha perso la memoria. Ci devi aiutare a risolvere questo problema. Ok, ciao. Ok. Ragazzi, eccomi, cosa succede? Eccoti, Checca, sei arrivata! Finalmente, Checca! Checca, ci devi aiutare! Allora, Checca, siediti! Allora, Aurora ha perso la memoria. Prima che arriva mamma e papà, la dobbiamo far ricordare, così almeno non scoprono che lei ha fatto il bagno con il maltempo. Scusate, non ho ben capito, chi ha perso la memoria? L'avrei persa io. Ma scusa, Avri, come hai fatto a perdere la memoria? Ha fatto il bagno con i fulmini e con i tuoni. È un fulmine l'ha colpita. Oh, perbacco, questa sì è una situazione grave. Che buono questo. Ragazzi, qui la situazione è seria. Come facciamo a ritornare la memoria ad Aurora? Sì, bella domanda. Ragazzi, io sono senza parole.
Ragazzi, ma scusate, ma in questo villaggio c'è qualcosa da fare? Ci si diverte? Si gioca qualcosa? Secondo me no, vabbè, però vediamo, dai. Dopo mi portate a fare un giretto? Ma che giretto e giretto? Noi non ci dobbiamo far scoprire da mamma e papà, altrimenti non ci faranno più uscire. Scusate ragazzi, ma io per caso un fidanzatino ce l'ho? No, sei zitella. Come me, anche io sono zitella. Scusate, ma vivere da solo non è così facile, io sto sempre a cucinare. Vabbè dai, cosa dobbiamo dire io e Zaira che laviamo i bagni e che fate tutte quante la cacca? Almeno possiamo uscire e tornare quando vogliamo. Scusate, ma come ci siamo ritrovate qui a vivere da sole in una casa? Oh, vabbè. Ehi ragazzi, avete già acquistato i nostri libri? Beh, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Li potete trovare su Amazon e nelle migliori librerie d'Italia. Un bacio! Fatelo tutti, mi raccomando. Ciao ciao! Zaira, ma che prendi? Sono cose grasse. Andiamo, dai, c'è. Andiamo. Ma quante fatte ti prendi? Che andiamo. Io devo bere una. Oh no. Secondo me era meglio che... Andiamo. La portavo questa. Oh. Scusa, ma adesso però l'apri tu questa Coca-Cola? No. Io non l'apro. Ma questa abilità nell'aprire queste lattine, scusa? Era comunque era un complimento. Ah, ma queste mie sono vostre? No, sono per tutte. Comunque grazie che mi avete invitato a mangiare. Invitato, guarda che questa è casa tua. Ecco qui ragazzi, è pronto, tutti a tavola. Per Ludo, pasta con le polpette al sugo e Zaira, pasta al pesto. Che buono, grazie Maya. Ma chi è questo? Ma chi è, scusate? È Leo. C'è un cane? Il tuo cane. Leo, ma chi è Leo? Scusa. È Leo, il nostro cane. Ma non ti ricordi proprio niente. Ecco qui altri piatti. Scusa, posso sapere che cos'è questa cosa? Questi sono spaghetti, aglio, olio e peperoncino con il tarallo sbriciolato sopra. Pure il peperoncino. Ok, ma il piccante non è che mi fa impazzire, eh? Come no, tu ami il piccante. Bravo. Com'è che si chiamava? Checca. È lei che glielo ho chiesto qua. 4 volte, com'è che si chiama? Ma lei? Si chiama Zaira. Me l'hai chiesto 4 volte. A un motel. Certo che siete un po' strane tutte quante. Come ti permetti? Ah, noi? Guarda, è un coraggio. Ma cosa è successo, ragazze? Perché si è andata la luce? Scusate, ma dove mi avete portato? Siamo solo in questo villaggio? Sì. Oh, no, ragazzi, io scappo, eh. Ma che sono? Tutti i bambini stanno urlando? Ma voi chi siete? Oh my gosh. Cosa è successo? Ma perché ridete? Io ho paura, ragazzi, ho paura del buio. Voglio fare una cosa. Ma voi chi siete? Ma voi che mi avete portato qua? Aspettate ragazzi, aiuto tutti quanti con la luce. Aiuto. Raga. Vi faccia luce a tutti quanti. Facciamo festa di capo. Avete trovate? Ma cosa la testa? Ragazzi, io ho paura più di loro che del buio, sinceramente. Ragazzi, ma... Mamma, sta la fiesta! Ma stanno bene queste due? Ma io posso... Ma perché ridete in questa situazione? Voglio capire, ma perché ridete? Loro non scherzano! Sì!
Ragazzi, qui c'è poco da ridere, come facciamo? Nel villaggio è staccata la corrente. E come andiamo a ballare i balli di gruppo? Allora, ve lo ripetiamo. Noi abbiamo un canale YouTube. Ci facciamo un sacco di canzoni e un sacco di video e facciamo un sacco di firmacopie. Ok? Ti faccio ascoltare una canzone. Ok? Vediamo se ti ritorna la memoria. Ok, fammi sentire questa canzone. Vai, vai. Guarda, questo è il nostro canale YouTube. Sì, e allora? Dai, Ludo, metti una delle vostre canzoni. Ok. Guarda, questa è la nostra canzone. Adesso te la cantiamo. Ok, vai, cantate. Ok, ho capito, ma non mi ricordo lo stesso. Grazie per la cantata. Ora che è sabato. Ragazze, allora Ludovica, come state? Ragazze, dove siete? Adesso sì che sono guai. Oh oh, è la fine del mondo. Allora, hai fatto queste pizze che ti ha detto papà oggi? Ma chi sei? Sì che l'ha fatto. Io comunque mi chiamo Aurora, piacere. No. Che piacere! Ciao! Come stai? Sì! Scusa! Piacere, Aurora! Ma stai bene? Va bene, dai papà! Ce ne andiamo perché Aurora mi deve aiutare a stirare dei vestiti. Ma adesso quali vestiti devo... Oh! Arrivederci! Ciao, comunque io sono Aurora, piacere. Arrivederci, ciao. Ma siete proprio strane stasera. Vabbè, andiamo anche noi che dobbiamo uscire. Scusate ragazze, ma dove state andando? Ciao. Ragazze, che sonno, ma Aurora è ancora a dormire. No, sta avvenendo, si sta solamente lavando i denti. Dobbiamo risolvere questa situazione, ragazze. Come facciamo? Vabbè, adesso non ci pensiamo. L'importante è che la teniamo lontana da Zedan e zio Jenny. Sì, infatti. Buongiorno, ragazze. Buongiorno. Le gocciole non ci sono per caso, le gocciole? Che tutto questo silenzio, scusate, parliamo. Non possiamo stare in silenzio. Scusa. Ma quindi la memoria non ti è proprio ritornata? No, non mi ricordo proprio niente. Almeno Aurora, ti ricordi noi chi siamo? Sì, perché me l'avete detto ieri sera, quindi mi ricordo. E come ci chiamiamo? Ludovica, Zaira e Maya. Almeno un passo l'abbiamo fatto. E tu come ti chiami? Aurora. Ragazzi, ma state ancora facendo colazione? Dai, preparatevi che il mare è stupendo. Ragazzi, volete muovere a mettere il costume così andiamo a mare? Sì, andiamo subito. Sì, anche perché dobbiamo tenere Aurora lontana da mamma e papà. Ecco, infatti, allora fate presto. Aurora, mi raccomando, non parlare quando arrivano i nostri genitori. Ok. Sì, fate il bagno e non dire niente, altrimenti ci scoprono. Sì, ragazzi, ho capito, basta, dai. Ho tutta la situazione sotto controllo, state senza pensieri, basta. Sì, ragazzi, ma io non ho ben capito quello che è successo.
È una lunga storia, dopo te la racconteremo. Sincero, non ho nemmeno io capito quello che è successo comunque. Dorothy, guardate che io quest'anno non ci sto capendo proprio niente. Ragazzi, andiamo a giocare a pallavolo. Sì, dai ragazzi, andiamo. Ludovica! Gli è tornata la memoria! Scusate, ma non aveva perso la memoria? Evviva, evviva! Ti è ritornata la memoria! Tutto a posto, ma avete bevuto qualcosa? Ma perché è tutto questo... Che cosa è successo? Scusate! In questo video... Maya! Di là? Proviamo ad andare di là. Fammi vedere, Maya! Hai visto i messaggi che ci ha mandato Maya? C'era un ramo gigante degli alberi. Ci vogliamo muovere che tra poco inizia il nostro falò. Ti ricordi che lo dobbiamo fare? Sì, ma io sto messaggiando con le mie amiche. Ah, messaggi sempre, tu dai. Comunque, vabbè dai, stiamo qua altri 5 minuti e poi ce ne andiamo? Sì. Ok, dai. Ok. Alle 6 e mezza ce ne andiamo. Ah, aspettiamo. Cosa? Ma se non hai neanche la scheda, Ludovica, tu. Ok. Ma abbiamo preparato la legna per stasera? Per il falò? Sì, l'ho preparato. Ho preparato tutto io. Bravissima Lulu, brava brava brava. Allora tra 5 minuti ci andiamo. Che ti regalo? Cosa amore, cosa mi regali? Le conchiglie. Le conchiglie? Quante conchiglie hai? Oh, wow, Lulu aspetta, però tieni le tue perché ho paura di perderle, sai, io sono quella che perde tutto. Ok dai, tieni. Ancora, se la guarda, questa è la più bella. Belle Lulu. Hai visto quanti giochi ho io su questo telefono? Allora, che bella stare questo in spiaggia. Allora, guarda, un topo di lumaca. Mi sta chiamando Maya? Rispondiamo, Ludo, vieni. Bene. Ciao, Maya! Ma che... Ma in che senso ti hanno rapito? Maya, Maya, dove sei? Ma sei nella pineta! Maya! Dimmi, dove sei? Dove sei? Sì, infatti è proprio la pineta. Andiamo subito. Aspetta, per dove andiamo? Andiamo di là? No, 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 facciamo sempre la stessa strada. Anzi no, andiamo di là, facciamo prima. C'è un'altra strada, dove cavini? Oh, il laccio, tu intanto vai. Ok, ok. Di là? Proviamo ad andare di là. Sì, vedi, qui c'è una strada, andiamo. Ma io sono rapita, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Andiamo. E ultima domanda. Tu hai paura? No. Perché noi non ci arrendiamo. Mai.
Ora andiamo a salvare la nostra cuginetta Maya. E guarda qua, c'è una nuova strada. Sì, quindi andiamo. Io vedo delle impronte, guarda qua. Prima che ci cammini sopra, vedi? Una grande, una piccola, una grande. Ok, basta, andiamo. Maya! Adesso provo a richiamarla. Maya mi ha mandato dei messaggi? Che cosa? Aiuto? Mi ha mandato queste? Aiuto? Aspetta. Maya, stiamo venendo. Ludovica! Maya! Maya! È nella pineta! La provo un attimo a richiamare. Videochiamata. Videochiamata. Maya! 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 Maya, dove sei? Dove sei? Maya, 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 dove sei? In che posto? In che posto? Guarda, comunque, ho visto i messaggi. Vediamo, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci sentiamo dopo, aspetta. Ok, ciao, ciao, ciao. Maya! Maya! Fammi vedere, Maya! Hai visto i messaggi che ci ha mandato Maya? C'era un ramo gigante degli alberi. Deve essere qua per forza! Maya! Maya! Non la vedo, non la vedo! Fammi mandare un messaggio! Maya, ti mando un messaggio vocale. Dove caspiterina sei? Ci sono tutti i rami, alberi, quello che è. Ma non ti vediamo, dove sei? Oh, ti prego. Qualche indizio? Ehi, ehi, ehi. Perché c'è un ramo qui? C'è un ramo spezzato. Forse non è che Mr. Boo ha spezzato un ramo e l'ha picchiata. Forse voleva picchiare Maya col ramo. Maya! Maya! Dov'è? 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 Allora, mi sa che è in qualche... I cavalli! Ma chi se ne importano i cavalli adesso? Maya è l'importante! Maya! Dove sei, Maya? Ferma! Devi che seguimi. Vedo qualcosa di... Vieni con me! No, non ho neanche tirato bene. Maya! Maya! Aspetta, vediamo se mi ha mandato anche qualche altro messaggio. No, 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 no! Ci sono solamente questi messaggi! Forse, allora, qui, questa parte della pineta, forse dovrebbe essere... No, questa non è... Aspetta! No? È quella là! Ok, 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 muoviamoci, muoviamoci. C'è l'odore di Maya! Amore, però... guarda! Il ramo! Chi se ne frega di questo ramo, Ludo? Ti ricordi che ho capito tutto? Ti ricordi che prima abbiamo visto un ramo spezzato? Che forse una parte potrebbe essere questa. E Mr. Boo forse gliel'ha tirato addosso a Maya, visto che qua ho sentito l'odore di Maya. Allora, ma ti ricordi che qua c'era un tavolo? Oh. Giusto. Ludovica, vedo qualcuno venire verso di noi. Vieni con me. C'è nessuno? Dove hai nascosto Maya? Mr. Boo e Babalunga, quello che sia! Aurora! Che madonna, che paura! Aurora, l'albero di Barbalunga dove era nascosto Mr. Boo! Oh, mannaggia! Si sta chiamando Maya! Maya! Ma dove sei? Ti vedo in un albero! Dove sei? In quale? Allora, sentiamo!
attaccato! Che cosa? Elena, ferma un attimo! Quando io ho sentito la chiamata, era di là! Ludovica, ci dobbiamo dividere! Dividere, tu vai di là, io vado di qua! Okay. Dobbiamo vedere in ogni ramo! Ok! Perché noi la nostra cuginetta non ce la facciamo rapire! Maya! Ora tu? Ti salveremo da Mr. Blue e Babbalunga! Vai di là! Aurora! Vedi quella cosa? Vado! Ok! Tirami! Aia, aia! Ludo! Ma che cosa hai fatto? Che hai fatto? Aia, aia! Ma cosa hai fatto, Ludo? Guarda, ci mancava solo questo! Pure nel ginocchio! Che cosa stai dicendo? Ok. Meglio non dividerci. Ai, ai, mi va male. Vabbè, Dellu, può capitare, dai. Guarda, pure qua. A casa mettiamo l'acqua ossigenata, non ti preoccupare. Mettiamo anche lo spray cerotto. Mi vuoi seguire? Ti dovrei seguire? Sì, vieni. Io sono stanchissima, ma non mollo. Andiamo. Maya! Maya, Maya! Maya! Ma in quale ramo sei, Maya? Barbalunga. Ma chi è quello? È quello che mi ha rapito. Che cosa stai dicendo, Maya? Lui è quello che mi ha rapito. Oh, ragazzi. Ragazzi. Shh, non potevi sentire, sta venendo qua. Oh, brutta notizia. Che c'è? Mi ha visto. Poi, a voi no, nascondetevi. Ciao. Ci sta ricorrendo, mio Dio. Meglio scappare. E cosa qui dietro? Basta! Scappiamo! Basta! Non ce la faccio più a correre. Basta! Maya! Maya, tu mi devi spiegare! Che cavoletti ti ha rapito! Non lo so, Auri, stavo venendo spiaccio e qualcuno mi ha preso e mi ha rapito, mi ha portato vicino all'albero, stavo venendo da voi. Non ti preoccupare, adesso ci siamo noi. Grazie. Ragazzi, niente, amore, tranquillo. Comunque, nella pineta non bisogna più andare. Dobbiamo trovare un'altra via per andare al mare. Un'altra via? Sì, però adesso andiamoci a casa. Mi sono anche fatta male la mano. Basta, va bene ragazze, andiamo subito a casa a mangiare. E io sto pure sudando. Andiamo.